Allora, siamo con Nico Cirillo e parliamo di figli di genitori separati. Sappiamo che il comune non vi ha aiutato, quindi arriva una forte critica da parte vostra, ma in generale da parte dell'associazione. In che modo vi muoverete la critica che tu stesso fai nei confronti di questa istituzione? Sì, partiamo, facciamo un preambolo. Partiamo dal discorso che noi stiamo organizzando, l'arrivo di Antonio Borromeo, conosciuto meglio come Papi Gump, un papà separato che chiede il rispetto dell'affido condiviso della bigenitorialità. Noi è da un paio di settimane che ci stiamo incontrando con alcuni amici, abbiamo organizzato delle tappe nella Sicilia orientale e sarebbe previsto il suo arrivo per sabato pomeriggio qui. Avevamo intenzione di chiudere in bellezza il tour siciliano di Antonio Borromeo con una conferenza alla quale avrebbero partecipato delle persone importanti in merito all'argomento, alla discussione. Parliamo di sociologi, di psicologi, di avvocati matrimonialisti, e la cosa particolare era anche che c'era la possibilità che intervenisse un ragazzo figlio di separati per portare la sua esperienza in merito. E sono state effettuate tutte le richieste, quelle di rito, presso le autorità che ci rappresentano in questo momento, i nostri tre commissari qui al Comune di Augusta. E ci è stata negata la sala consiliare e Palazzo Sembiaggio, che erano i due luoghi da noi preferiti, prescelti per poter effettuare questa conferenza. Ci sembra francamente una cosa un attimo brutta, perché era un'occasione importante, una conferenza, io credo di poter dire che era anche qualcosa a livello di importanza nazionale, perché Papi Gump adesso, Antonio Borromeo, è una personalità, è un personaggio molto conosciuto nell'ambiente dei papà separati, nei vari gruppi, e sarebbe stato bello poter sfruttare questa occasione. La cosa che voglio, che mi preme dire, è che in questo momento, in questo periodo, Augusta, sappiamo un attimo che è commissariata per la questione delle infiltrazioni mafiose. Ci hanno chiesto dei sacrifici, hanno portato le aliquote delle tasse ai massimi livelli possibili. Noi stiamo chiedendo la possibilità di utilizzare una delle sale consiliari per fare qualcosa di importante per noi. Per noi, io sono un papà separato, per me Antonio è come un faro, perché ho due figli che non vedo da tanti anni e vorrei ricostruire questo rapporto. Penso che uno sforzo potevano anche pensare di poterlo fare. Certamente, quindi in sintesi cosa chiedete? Chiediamo che ci ripensino prima di sabato pomeriggio, francamente. In alternativa abbiamo un'idea, però non ne voglio ancora parlare, vediamo. D'accordo, perfetto, grazie. Invece lanciamo un appello a favore dei figli di genitori separati. Infatti noi stiamo cercando appoggiamo l'iniziativa di Antonio proprio per questo, perché non siamo né mamme né papà contro. Il nostro obiettivo è difendere i diritti dei minori. Diritti di avere un papà e una mamma in egual modo, quindi sensibilizzare l'opinione pubblica, perché è un male che purtroppo è comune, e quindi ci sono i nostri figli che frequentano le scuole, quindi interesseremo le scuole, le parrocchie, proprio per evidenziare il disagio che crea l'assenza di un genitore nella crescita di un bambino. Quindi in che modo vi muoverete? Progetti futuri all'interno del nostro territorio. Noi non abbiamo intenzione di fermarci a questa manifestazione, vorremmo creare un gruppo di lavoro serio con dei professionisti che sono messi a disposizione, ripeto, gratuitamente, per capire qual è il problema. Ci sono degli avvocati che quindi conoscono la prassi, ci sono dei sociologi, ci sono degli psicologi, per capire dove è il problema, perché si arriva a negare a un figlio di vedere o di frequentare l'altro genitore, e da lì capire appunto come raggiungere questo obiettivo e come raggiungerlo, provarci almeno. D'accordo, quindi l'appello è lanciato a favore dei figli, non facciamo riferimento ai genitori. Grazie. Grazie a te.